Con questa lezione continuiamo l'argomento che stavamo trattando nella precedente lezione e di che cosa ci stavamo occupando? Di genetica, in particolare di genetica classica, genetica mendeliana. Abbiamo parlato dei caratteri in linee generali, di che cos'è un gene, di dove si trova fisicamente un gene, a che cosa serve. Abbiamo parlato di questi aspetti in linee generali. Beh, adesso vi avevo detto che per comprendere bene e a fondo gli esperimenti di Mendel e quindi l'ereditarietà, quindi il processo grazie al quale vengono ereditati i caratteri, come vengono ereditati e con che frequenza vengono ereditati, bisognava di nuovo ripercorrere le tappe della meiosi, dove io vi faccio vedere qui. Ripercorrendo nuovamente le tappe della meiosi, che cosa fa un singolo gene? Non seguite questa lezione se non avete seguito la precedente e naturalmente non seguite la precedente lezione se non avete le basi che, delle lezioni ancora precedenti all'ultima lezione che ho fatto, perché potete comprendere tutte queste cose se conoscete bene il DNA, se conoscete strabene il processo della meiosi e conoscete bene come sono organizzati i cromosomi e così via. Mendel, studiando le piante di pisello, che cos'è che studiava in definitiva? Studiava i caratteri delle piante di pisello e come essi variavano nell'arco delle generazioni. Quindi, e questi caratteri che cosa sono? Le caratteristiche della pianta, se era una pianta a fusto alto o basso, o aveva magari la forma del seme liscio o rugoso, il colore del seme giallo o verde. Perché questi sono due cromosomi omologhi. Quindi, diciamo uguali, uno di origine paterna e l'altro di origine materna. E quindi in loci corrispondenti corrispondono geni, gli stessi geni. Però questi stessi geni non è detto che siano identici, perché abbiamo il concetto di allele, è qui che non dovete fare confusione, dove molta gente fa confusione. Abbiamo lo stesso gene identico sia in questo cromosoma paterno che nell'omologo materno. Questo sta a indicare che questo gene nel paterno e nel materno sono entrambi geni che regolano la statura, ma nel cromosoma paterno possiamo avere la forma dominante oppure recessiva del gene T che regola la statura della pianta di pisello. E la stessa cosa può avvenire nel cromosoma materno. Possiamo avere la forma dominante nello stesso locus, quindi avremmo lo stesso gene che codifica per la statura, che controlla la statura, è in particolare l'allele anch'esso recessivo, quindi responsabile della bassa statura. Ecco che possiamo avere più combinazioni alleliche. Queste combinazioni sono date appunto dal fatto che abbiamo coppie di cromosomi omologhi negli esseri viventi. Quindi questo comporta che possiamo avere più combinazioni. Possiamo avere